È un nuovo giorno in Minecraft, precisamente una domenica mattina. E quale giorno migliore se non il giorno del Signore per iniziare una nuova mappa parkour e bestemmiare insieme? Ciao a tutti ragazzi, qua sono Fortunato Chixmurri e benvenuti su Game 5, la nuova mappa parkour in onda su www.youtube.com/xmurri. Senza il pounce che ce l'ho levato che mi faceva cacare. Lo so, Game 5, anche a me all'inizio sembrava un gioco porno thailandese in cui c'era una nigeriana al centro e 5 mandinghi intorno che gliela buttavano nel culo. In realtà no, in realtà è la nuova mappa parkour e adesso vi farò vedere di cosa si tratta. Come? Lo so, sto usando la Spar Pure BD Craft, che è la texture pack di Jumpytech. Mi fa un po' cacare utilizzare una texture pack di Jumpytech, però purtroppo sa da fa perché la mappa è la texture pack consigliata dal creatore della mappa, quindi la utilizzeremo senza fare troppe storie, un po' come quando non vi va la passata di piselli e i vostri genitori ve la fanno mangiare perché altrimenti sti cazzi che giocate con la PlayStation. Allora, Game 5 è una mappa molto molto particolare, l'ho scelta a parte perché mi avete sfrantumato il cazzo sotto un sacco di video e quindi vi ringrazio tantissimo per questo, perché so che ci tenete, so che siete molto molto coinvolti. E poi soprattutto perché è una mappa che ho visto su internet dovrebbe essere una specie di mix di giochi, di vari giochi riportati in Minecraft, perché il concept di base è che noi siamo stati bloccati in questo gioco malato informatico e dobbiamo scappare ovviamente facendo parkour. Quindi avremo vari giochi da affrontare. Per esempio la challenge 1 è Portal, il gioco Portal. La difficoltà è difficile, è hard, e dice che non ci sono torte in questa stanza, quindi vediamo. Bene, si inizia con un Madonna che acqua di merda che c'è su sta texture pack, però vabbè, purtroppo dobbiamo tenere questa. GLaDOS a quanto pare, intanto mi fotto la sua patata. GLaDOS a quanto pare è il creatore di questi test e non deve essere sicuramente una persona molto sana di mente, anche perché a quanto pare ha cagato sui tappetini. Sei ancora vivo? Notevole. Ma devo avvisarti che non te ne andrei mai. Beh, GLaDOS, intanto prenditelo in culo, perché io e i miei iscritti siamo più agguerriti di cicciolina quando vedete un mandingo. E poi soprattutto, non mai dire mai, perché ti vorrei far notare che sempre io e i miei iscritti abbiamo resistito a prove ben più difficili di questa minchiata di mappa. Che in realtà non so se è veramente una minchiata di mappa, però noi dobbiamo fargli brutto, fare paura. Guarda che già non riesco a superare il primo blocco di salti, che è veramente una cazzata da fare. Ragazzi, anche per questa mappa ho bisogno di tutto il vostro supporto, quindi mi raccomando, a parte pregare per me perché questa mappa mi farà uscire totalmente fuori di testa, lasciate un bel pollice in su, supportatemi perché ne avrò veramente bisogno. Voglio che mi siate vicino in questo viaggio che avete deciso voi, perché io non l'avevo deciso, perché veramente bastardi di merda che siete. Stamattina mi sono svegliato veramente deficiente a quanto pare, perché è la terza, quarta volta che provo questo salto. Oh, minchia, non era così difficile, veramente. Allora, vediamo un po'. Non provare nemmeno a sc... E poi when the power goes out. Boh, vabbè, intanto pipistrelli a mai finire, buio della madonna, una torcia a quanto pare. Ah, no, è una chest con del charcoal. Vabbè, la carbonella direi che ce la possiamo tranquillamente fottere. E qua direi che dobbiamo andare un po' di doppi salti. E invece no. Oh, minchia, che forte che sono, veramente OP oggi. Ok, lasciamo questa stanza buia e paurosa. Devi scappare. L'unica via è A in alto. È A in alto, proprio la dislessia. Ah, ok, ho capito, porca troia. Questi sono i portali di Portal, appunto. Allora, vediamo intanto se possiamo mettere il time set notturno, visto che non puoi usare questo comando. Allora io apro la LAN, allow i cheat, e ti faccio vedere che lo posso usare, faccia di cazzo. Perché c'è scritto sul sito che io posso utilizzare il time set per mettere i letti. Allora, Portal è uno di quei giochi che no, ho giocato pochissimo. Cioè l'ho giocato proprio ogni tanto per provarlo con Jumpy. E devo dire che è uno di quei giochi bellissimi, però che non si caga, cioè che la mainstream non si caga. Quando l'utente medio è minchione come me, che non riesce a fare manco questi salti del cazzo, figuriamoci su Portal che figure di merda potrebbe fare. Oh, perfetto, abbiamo raggiunto la prima base. Ora, questo salto era abbastanza difficult. Qui dentro? Ok, qui dentro non c'è niente, quindi io andrei... Porca troia! Mi avete detto di mettere un counter di quante volte dico porca troia in una mappa parkour, ma in realtà penso superi di gran lunga il counter delle morti, il mio counter di porca troia. Quindi sarebbe una cosa abbastanza trash da mettere.
Oh minchia, ce l'ho fatta, incredibile. Là c'è una chest, ma io non voglio assolutamente raggiungerla. Anche perché se raggiungo questa chest, poi come minchia ci salgo qua? Quindi direi che se lo prende in culo. Allora, quel salto è veramente difficult, quindi... Oddio, che genialato ho avuto, pazzesca. Lo faremo col doppio jump, stavo dicendo, ma l'ho fatto prima di dirvelo, quindi sono veramente troppo, troppo bravo. Blocchi arancioni, mi sa che tra poco apriremo il secondo portale. Grata. Ok, dobbiamo andare là con la grata. Minchia, ce l'abbiamo fatta, mamma mia ragazzi, sto andando veramente da Dio, non voglio parlare troppo, ma... Oh, perfetto, abbiamo raggiunto anche questo punto. Mettiamo la notte e dormiamo per settare il nostro nuovo checkpoint. È un po' una merda che i checkpoint vengono ancora fatti con i letti. Questa mappa è un po' vecchiotta in realtà. Ok, allora, qua dovrei andare perfettamente qua. Poi, penso qua. Bene, bravo Murri. Non penso di avere altra alternativa se non... Boh, intanto andiamo qua. Però, da qua adesso dove cazzo vado? No, porca troia, non era sicuramente quella la strada giusta. Quindi, ecco, infatti avevo il dubbio di dove andare. Come minchia ci saliamo là? Dobbiamo salire in quel blocco là. Mi sa che dobbiamo riuscire a fare quel salto. Anche se sarà abbastanza impossibile, perché mi pare che sia una distanza ardua da fare. Ok, come al solito, quando in una mappa io mi blocco come un minchione su un salto, voglio essere sicuro che quel salto sia effettivamente possibile e non stia sbagliando situazione. E questo salto è effettivamente possibile, quindi io ho veramente qualcosa che non va oggi. Sto veramente morendo di caldo, ragazzi. Ci sono tipo 30 gradi qua e stare con la magliettina è veramente una violenza. Porco mai sto salto! Ma puttana Eva, porca troia! Secondo me hanno diminuito i blocchi massimi saltabili, perché veramente non si può fare quel salto. Minchia, cioè... Non mi dire che è successo quello che ho visto. Non mi dire che l'ho overflyato, madonna santa! Ma porca troia, adesso di nuovo 3 ore! Ho fatto! Madonna! Ok, piano 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 adesso. Ora... Io andrei qua, ad occhio e croce. Qua, qua. E adesso dove cazzo devo andare? Qui, qui, perfetto. Sopra non c'ho niente. Perfetto, oddio, 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 oddio. Ora, qua c'è un pulsante di teleport sicuramente. E invece no. Merda. Ok, è a tempo. No, Dio santo. Sarà un bordello sto punto, ve lo dico. Porca puttana. Vabbè, è overflyo. È overflyo qualsiasi cosa, porca puttana. Devo avere molta calma. No! Cazzo! Signore e signori, è il momento della verità. Vedremo quanto Murri è un coglione. Ecco, tantissimo! Oh, minchia! Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Porca troia. Ok, adesso il punto più difficile di tutti. Oddio, ce l'ho fatta. Vai. Perché non ci sono checkpoint? Per Dio. Ok, oddio, sto sudando, raga. Madonna mia, sono in una tensione che voi nemmeno ve lo immaginate. Madonna le grate. Madonna le grate. Ma che figlio di puttana sei per mettermi le grate a questo punto, eh? Madonna mia. Madonna che salto. Oh! Ci riproviamo, ragazzi, ci riproviamo, perché qua non si molla un cazzo, non si molla. Ok. Vai qua. Qua. Grata. Grata. Grata, ok, adesso c'ho... Porca troia! Sto veramente perdendo la pazienza, ragazzi, perché sono tipo 3/4 d'ora che sono su questo punto. Oh! 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 Piano. Piano, oddio, 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 oddio. Oddio, grate. Queste sono da uno, eh. Queste sono da uno. Queste sono da uno. Queste sono da uno, queste da due. Oh, porca vacca. Grate di merda, vediamo chi è più veloce. Vediamo chi è più caparbio tra noi due, figli di puttana. Vai. Ok. Sì!
Dai cazzo! Wow! Oddio, settiamo la notte e ci prendiamo quello che è nostro! Il checkpoint, cazzo! Ragazzi, questo era il primo episodio di Game 5. Siamo esattamente, penso, a metà. No, quasi molto più avanti di metà della torre di Portal. Mi raccomando, ragazzi, se il video è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollice in su. Arriviamo a 7000 like per il primo episodio della nuova mappa. Supportatemi perché ne ho veramente bisogno. E ci vediamo al prossimo episodio. Woo!